Allora, alla fine di questo fantastico trekking nei vicoli del centro storico di Salerno, alla riscoperta di quello che tante volte va un po' perduto, che è la nostra storia, le nostre radici, i sapori, gli odori e i suoni della nostra città, vi accoglierà la compagnia D'altro Canto con i suoi suoni, i suoi strumenti ritrovati, le sue tradizioni, le danze, che come sempre sapranno essere un cappello adatto e piacevole per concludere una giornata molto particolare, come sempre alla riscoperta delle tradizioni di un tempo e del piacere di stare insieme e godere del tempo in semplicità e in condivisione. Il Comune di Siena ha scelto come capofila il Comune di Salerno per la conferenza stampa nazionale del trekking urbano. In 10 anni questo stile di fare turismo si è confermato come vincente per destagionalizzare. Adesso a cosa si punta? Si punta ad andare avanti con questo metodo e a crescere sia nei contenuti che nel numero delle città. Il trekking urbano è un esempio, quello ai dettagli e quello curioso che ha voglia di scoprire attraverso l'arte, l'enogastronomia e non solo città di questa nostra bella Italia. Ho capito che questa è la strada giusta, Salerno città non più a vocazione turistica ma città turistica. Ma sicuramente è un grande privilegio essere stati scelti come città da parte di Siena, che è l'ente capofila per questo progetto. Noi al decennale di questa iniziativa ci siamo candidati, siamo stati scelti con nostra soddisfazione, questo poi per riconoscere lo sforzo che abbiamo compiuto sin dalla prima edizione e che ci ha visto a Salerno partecipare a questa iniziativa di turismo migliaia di persone. Io voglio ricordare che davvero è stata una scoperta straordinaria grazie a questa rete che il Comune di Siena ha lanciato un po' di anni fa, riscoprire che tanti salernitani, ma tanti turisti accoglievano il nostro invito a partecipare, a scoprire le bellezze di una città, quelle meno note, e tra l'altro attraverso un modo di fare turismo nuovo, vagabonding, secondo quella che è stata lanciata, è stato coniato come neologismo in qualche modo da parte del Comune di Siena, è stato per noi motivo di grande soddisfazione e quindi ci ha portato quest'anno a coinvolgere Siena in questa iniziativa nazionale e quindi a lanciare da Salerno questa iniziativa che coinvolge 35 città. Non dimentichiamo poi che noi valorizziamo giovedì 31, apre un grande weekend per Salerno perché inaugureremo le luci d'artista il giorno successivo e pertanto anche gli operatori turistici che tra l'altro sono venuti ad accogliere l'assessore Pallà in maniera così numerosa e anche in maniera così entusiastica, che ci seguono nella formulazione di pacchetti e che sicuramente valorizzeranno il trekking collegato alle luci, e si aprirà una nuova straordinaria stagione di turismo a Salerno nel periodo autunnale ed invernale con le luci d'artista. Questa iniziativa a livello nazionale, l'iniziativa che farete fa sinergia per le condizioni per fare rete di squadra tra i comuni, non è sempre frequente insomma, ottenere questo risultato, nemmeno tra comuni limitrofi, per cui ecco, questa iniziativa ha sicuramente il merito e il privilegio e quest'anno che celebriamo. Non è semplice sicuramente mettere insieme, aver messo insieme tanti comuni importanti come quelli più vicini. Davvero risultati importanti, perché noi il 31 ottobre di ogni anno registriamo con grande piacere l'adesione di tanti nostri concittadini, ma di tanti turisti che partecipano a questa iniziativa. Successivo che tra l'altro avevamo preventivato e preannunciato l'anno scorso, se qualcuno di voi ricorderà, l'anno scorso all'interno della conferenza stampa lanciamo l'idea di creare in maniera anche più proficua un rapporto di collaborazione con le comunità. Ed ecco che si è materializzato e si concretizza con questo privilegio che abbiamo quest'anno di ospitare con questo neologismo lanciato nella prosciutta qualche anno alla fine di sera con un turismo vagabondi, un turismo che chiama i propri concittadini ma anche i turisti a girare e percorrere con un trekking